Buon pomeriggio a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova live. In realtà è un Q&A, quindi cosa significa? Significa che arrivano sempre un po' di domande e scrivete o su Instagram o su mail o in giro nei commenti, per cui abbiamo messo insieme tutte queste domande, molto interessanti alcune, alcune meno, però alcune invece molto interessanti, per cui vedremo di andarla a smarcare e ovviamente a parte queste domande che ci sono arrivate, che vertono più o meno sul tema degli incarichi, sul posizionamento online, su cosa funziona a livello di marketing online, offline, anche tante altre cose, per cui mezz'oretta, 40 minuti massimo, e se avete qualche domanda me la scrivete nei commenti e ovviamente vediamo insomma di dare un po' di risposte a tutte dopo questo ovviamente che mi hanno già scritto e vediamo, ok? Se mi fate sapere un po', no? Se mi vedete, mi sentite, come va la situation, aspettiamo che arrivi dentro un po' di gente in questo lunedì di fuoco. Ieri ero a correre, ragazzi, per la prima volta ho visto le pannocchie bruciate, per cui non c'erano proprio le pannocchie, non era venuto. E anche piova, guardando un po' bruttina. Ok, mi fate sapere? Grande Fabione, ma perché sei sempre in battuta? Ah, complimenti. Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere una gente forte, ok? Fabione Mosele, allora, è un gruppo che si chiama Grande Agenzia e ieri l'altro, non mi ricordo, ha invaso il mio territorio bolognese ed è stato premiato come, correggimi se sbaglio, secondo team d'Italia del gruppo. Correggimi Fabione. Ok, fammi sapere. Bravo comunque Fabio. Aspettiamo un po' di persone, ok? Siamo ancora un po' pochini, ma vediamo. Andarci un po'. Adesso vediamo innanzitutto qui. Ok, live interessante, ok, è arrivata adesso la notifica alle persone, per cui vedrete che, ok, per cui giusto, secondo, ok, grande, sempre una certezza, ok, è arrivata adesso la notifica, per cui adesso arriveranno un po' di persone, ok, mi sono arrivate 1, 2, 3, 4, 5 domande, 6 domande, 7 domande e poi c'è una super sorpresina finale che però solo per quelli che si fidano a rimanere fino alla fine, ci sarà una bella novità, aspettate un attimo, eccetera eccetera eccetera, ok? Allora stiamo andando un pochino su, adesso siamo sempre su più piattaforme. Allora, per chi decide di fare live o non live, utilizzate un programmino che si chiama StreamYard, ragazzi, vi dà la possibilità di essere su YouTube, sulle vostre pagine, sulle pagine personali, su tutte queste robe qui, in simultanea. Si chiama StreamYard e ha, sembra un'oca, ok? Sembra un'oca ed è molto interessante, ok? Allora, partiamo, stiamo andando un po' su, a 35-40, aspettiamo, insomma, gli altri, però noi cominciamo, ragazzi. Allora, prendo un po' le domande che mi sono arrivate. Allora, e non dirò i nomi, intanto non ci serve a niente. Vi dico un po' invece quali sono i quesiti. Allora, questa agente dice: ho dei mesi che sono carico di incarichi, poi magari rimango qualche mese senza acquisire niente. Per cui, come posso gestire e rendere invece più stabile il processo di acquisizione? Allora, ragazzi, bella domanda. L'instabilità è spesso legata al fatto che l'unico modo per fare lead generation, per cui trovare nuovi acquirenti che vogliono vendere casa, è legata alla nostra operatività. Per cui è un qualcosa che ho vissuto in maniera molto acuta 2018-2019, dove tutti gli incarichi che prendevano arrivavano sostanzialmente, ragazzi, da ricerca personale, e appena messo in vendita, appena venduto, e arrivava, ragazzi, invece da situazioni inerenti a segnalazioni, per cui chiamate centri influenza e clienti passati, ok? E di conseguenza mi ricordo che facevo fatica a prendermi un giorno. Cioè, mi ricordo una scena proprio dove avevo le bimbe al parco, io non riuscivo a staccarmi perché sapevo che nel momento in cui io staccavo la mia operatività, stavo perdendo terreno sui competitor o stavo perdendo delle occasioni di acquisizione, che è una cosa completamente malsana, perché ovviamente, ragazzi, è insostenibile questa cosa nel medio-lungo periodo. Cioè, tu non puoi andare in vacanza e avere l'ansia di essere in vacanza perché stai perdendo terreno o non stai facendo il tuo lavoro. Quindi l'unico modo per stabilizzare la cosa
è quello che oltre a darti da fare tu, perché io non dico mai di smettere di fare ricerca attiva, mai, allo stesso tempo deve avere un sistema, un ecosistema, come dico spesso, di marketing, che in qualche maniera ti dia la possibilità di dire, ok, oggi sono in ferie, oggi non lavoro, questi 10 giorni non ci sono, ma in qualche maniera mi arriva un link, un lead, uno che deve vendere da LinkedIn. Uno mi arriva da YouTube, piuttosto che da un volantino, piuttosto che da una rivista, piuttosto che da altre 10-12 cose che dovresti avere, che in qualche maniera ti fa stare anche più tranquillo. Anche perché, ragazzi, vi dico una cosa. Io ho visto gente, agenti venire, agenti sparire, agenti venire, agenti sparire, agenti venire, agenti sparire. Perché la cosa più difficile, ovviamente, è la sostenibilità del nostro lavoro. Quindi o hai dietro un qualcuno, un qualcosa che ti dia una mano nella lead generation, se no se è solo legata al tuo operato, a 20 anni è un'energia, a 30 anni è un'energia, a 40 anni è un'altra energia, a 50 un'altra ancora. Ok? Anche perché dopo, mi piace anche pensare di progredire e non fare sempre le stesse cose che sennò diventano noiose. Ok? Per cui la risposta, ragazzi, a questa cosa, come faccio a creare la stabilità, è che non deve essere legata soltanto alle tue azioni attive, ma anche a un sistema di marketing. Ok? E stanno arrivando le altre domande, do spazio a queste ragazze che mi erano già arrivate, poi ci guardiamo. Allora, faccio circa 80-100 mila euro di fatturata all'anno, e sempre abbastanza stabile, ma faccio fatica a fare nuovi progressi. Avevo delle campagne su Facebook che non giravano più e ho un po' di ritrosia a fare altro. Che cosa mi consigli? Allora, le campagne Facebook andavano bene a tutti, ragazzi, fino al 2019 e 2020 anche. Me le ricordo come tempi, eccetera, però sta di fatto che a un certo punto non sono più andate. I motivi li sapete già, ve li ho già detto 100.000 volte. Però sta di fatto, ragazzi, che state attenti a una cosa: quando è un po' di tempo, un po' di anni che voi avete sempre lo stesso fatturato, state molto attenti, ragazzi, perché non esiste il galleggiamento. O sali o scendi. A un certo punto, questo piattume o va giù o va su. Non ci sono alternative. Per cui, in qualche maniera, nel momento in cui tu, agente maschio, hai un problema di questo tipo, stai attento e in qualche maniera esci un po' dalla tua comodità, ok? Se vuoi star comodo, ok, ti stai perdendo le opportunità. Non ci sono altre, cioè, ve la dovete mettere. Se sei troppo comodo, stai perdendo le opportunità. Io, che cosa è successo nel 2019-2020? Quando ho visto che Facebook stava andando giù, cosa dico andando giù? Che spendendo di più acquisivo di meno, a un certo punto io sono andato in scomodità e a quel punto cosa ho dovuto fare? Ho dovuto cercare dei nuovi strumenti, in questo caso LinkedIn, YouTube e specializzarmi anche nel marketing offline, che dopo vediamo un secondo. Ok? Perché? Perché bene o male le strategie di base per acquisire sono sempre le stesse. Le tattiche cambiano un po'. Quello che cambiano spessissimo, ragazzi, sono gli strumenti. Gli strumenti sono per esempio i social o altre cose che vanno fatte offline. Per cui, un esempio, adesso c'è fuori Real Estate Attraction. Real Estate Attraction è un corso in continuo aggiornamento, per cui se tu sei in linea in Real Estate Attraction, chiama il tuo insomma, assistente Davide o Jessica e fatti sbloccare perché c'è l'aggiornamento di LinkedIn e YouTube, che sono fondamentali adesso, ragazzi. Ok? Per cui ci sono tre moduli, due moduli bonus con, non sembra, 2 o 3 ore di contenuto, dove ti spieghiamo esattamente come e mettere in pista una strategia su LinkedIn, sui stakeholder, che sono professionisti che possono farti le segnalazioni creando comunque un certo tipo di rapporto e creando un'alleanza strategica, e su YouTube altre cose, ok? Per cui chi ha già Real Estate Attraction, che l'ha comprato il precedente lancio 6-7 mesi fa, oppure l'ha comprato adesso, si faccia sbloccare questi aggiornamenti. Chi ha Real Estate Attraction avrà sempre degli aggiornamenti gratis compresi nel pacchetto. Ok? E lì mi rendo conto che la prima volta che sono dovuto andare a studiare quella roba lì non è stato comodo, ragazzi. Poi benedico il cielo che l'ho fatto. Ok? Perché mi sono allontanato da quello che non funzionava. Non è che Facebook non funziona più, è che servono tantissimi soldi, ragazzi. Il 99,9%, me compreso, non è in grado di spendere 5-6 mila euro al mese di campagne per ottenere dei risultati. Questa è la verità. Lo possono fare soltanto le grandi aziende, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, per risponderti, attenzione, attenzione a quando vedi troppo piattume, sei troppo in equilibrio sui stessi numeri, perché o metti in pista qualcosa o non voglio buffarti, ma vai giù. Ok? Altra domanda. E allora, prenderò Real Estate Attraction, ho deciso, ma mi chiedevo se il fatto che ci fossero tante agenzie nel mio territorio
fosse un problema. Allora, questa è un'ottima domanda. Avevo scritto, ho detto qualcosa qualche giorno fa. Ok? In realtà è esattamente il contrario. Voi vi dovete preoccupare quando non c'è nessuno nella vostra agenzia, nella vostra zona come agenzia. Perché in realtà, se ci sono tante agenzie, è perché c'è molto mercato. Molto mercato. E quindi il fatto che ci siano degli agenti intelligenti e lungimiranti che abbiano capito che il lavoro è cambiato negli ultimi 20 anni, ok? Bisogna fare delle cose nuove, bisogna applicare dei criteri di marketing che sono un po' diversi rispetto a suonare i campanelli e stalkerare le persone, ma fare anche qualcos'altro, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà il fatto che tu sappia come acquisire e attrarre queste persone è molto interessante. Se tu mi dici, guarda, vai in un luogo dove non c'è nessuno e sei l'unico agente, piuttosto che vai in un luogo, in un quartiere di Bologna, a parte che io intorno in 2 chilometri ho 50 agenzie, e preferisco andare in una zona dove ci sono tante agenzie, perché so che lì c'è mercato. E posso garantirti che non mi è mai capitato uno studente, ok, bravo, che avesse un problema ad acquisire in una zona dove c'erano tante agenzie. Mi è capitato invece qualcuno che era bravo, ma era in una pozzanghera, cioè non c'erano transazioni, e per cui lì, ragazzi, dovete cambiare, cioè non c'è soluzione, cioè non si può estrarre sangue da una rapa. Per cui non è semplice, infatti quando ci sono tante agenzie c'è una bella competizione, ma se tu sai come fare, come attrarre i proprietari che devono vendere, soprattutto anche come prendere l'incarico, è interessante. Sempre su Real Estate Attraction, adesso vediamo se ve lo riesco a far vedere al volo, ci sono dei moduli proprio su questo. Allora, vediamo se lo trovo. Sì, ok, guardate, vi condivido al volo. Allora, questi sono i vari moduli. Allora, questi sono assolutamente importantissimi, modulo 17, 18 e 19, 10 modi per far esplodere l'autorevolezza, ma ce n'è un altro proprio specifico su cui ha questo coso. Ecco, perfetto. Modulo 20, un modulo bello lungo, attacco totale alla concorrenza. Qua fa riferimento a tutta una serie di azioni che io ho fatto quando sono venuto a Bologna nel 2015 e sostanzialmente io venivo da fuori, non avevo niente, non sapevo neanche le vie. Applicando questo che vi ho riassunto in questo modulo e facendo anche il resto, ovviamente, che vi metto qui, è chiaro che mi ha cambiato un bel po' la partita. Ok? Per cui torniamo un secondo se ce la faccio, interrompo condivisione e torno qui. Ok, andiamo a un'altra domanda. Le sto vedendo, ragazzi, le domande, finisco queste e poi dopo vengo da voi. Ok? Allora, quanto devo investire in marketing? Allora, sto cercando di capire come metterla il più semplice possibile. Ve lo faccio vedere. Un metodo molto semplice. Allora, facciamo così. Vi prendo una lavagna e ve lo faccio vedere. Allora, servono, ragazzi, due dati. I due dati che vi servono, ragazzi, sono questi che vi dovete estrapolare voi. Il primo dato è qual è la tua transazione media. Media. Come si fa a calcolare? È abbastanza semplice, ragazzi. Voi prendete il vostro fatturato fratto il numero di transazioni che avete fatto. Per cui, se voi avete fatto 100.000 di fatturato e avete fatto 100 transazioni, significa che la vostra transazione media è 1.000 euro. Ok, ragazzi? Vi è chiaro il concetto? Molto bene. Dopodiché, il secondo dato che dovete andare a estrapolare è il costo della transazione. Questo non lo fa nessuno. Costo della transazione media. Voi dovete prendere i costi totali che avete della vostra USPA o SRL, quello che avete, costi totali fratto il numero di transazioni. Facciamo un'ipotesi. Voi avete un fatturato di 100.000, avete costi per 50.000 diviso il numero di transazioni, significa, scusate, qua è 1.000 euro.
Significa 500, avete 500 euro come costo di ogni pratica, costo della transazione media. A questo punto, ragazzi, è molto semplice. Voi sapete che ogni transazione che fate, voi guadagnate 500 euro, che è la differenza, ribadisco, tra... Ve lo faccio qui, ragazzi, meglio, perché conosco già i miei polli. Voi a questo punto, per capire qual è il vostro margine da ogni transazione, voi dovete prendere 1000 euro, che è il costo della transazione media, il valore della transazione media, pardon, meno 500 euro, che è il costo della transazione media. In totale voi sapete che il vostro margine su ogni operazione è 500 euro. Per cui in realtà, nel momento in cui voi mi dite quanto posso investire in marketing, voi sapete che ogni transazione guadagnate 500 euro. Bene, quanto posso investire in marketing? Cioè, in realtà, ragionando per assurdo, poi non è il conto esatto da fare, tutto quello che può essere al di sotto dei 500 euro, voi ci state guadagnando, avete già pagato tutto e avete il margine. In realtà c'è un conto che io spiego bene, e percentuale che dipende dal volume di fatturato, da una serie di cose, che è una percentuale, per cui nel momento in cui calcolate questo, una percentuale di questo è il costo massimo che potete investire per acquisire un lead. Perché sappiate, ragazzi, una cosa importantissima, che dicono in pochi, ma io voglio essere estremamente, invece, come posso dire, trasparente nelle cose, per fare marketing servono i soldi. Per cui, a un certo livello, la domanda che vi farete più spesso è: quanto posso spendere per acquisire un cliente? Quanto posso spendere per acquisire un cliente? Questa è una domanda da $1 milione. E ovviamente tu lo puoi fare nel momento in cui fai esattamente quel calcolo che ti ho dato io. Per cui, valore della transazione media, ti calcoli il costo della transazione media e poi dopo vedi il margine per ogni transazione, prendendo il valore della transazione media meno il costo della transazione media. Ok? Spero di averti assolutamente risposto. Ok? È chiaro che andando su molto il costo del traffico di Facebook, è chiaro che lì è stato uno dei motivi per cui ho fatto un passo indietro e ho virato verso altre cose. Ok? Andiamo alle altre domande, ragazzi? Allora, e come fai a tenere focus e motivazione costante? Allora, e ve lo dico dopo. Lo tengo come ultima domanda importantissima, ma ve la tengo dopo. Ok, allora, è meglio fare marketing online o fare invece marketing offline? È la stessa domanda, se voglio avere un bel fisico, meglio allenarsi o mangiare bene? Meglio allenarsi o mangiare bene se voglio avere un bel fisico? In realtà non c'è una risposta, perché è entrambe le cose. Per cui entrambe le cose vanno tradotte in azioni da fare con un certo criterio. Il tema è che noi avendo un business che è locale, il cartaceo, ragazzi, è fondamentale ed è questo uno dei motivi, adesso vi faccio vedere, vi dico che cosa c'è all'interno di Real Estate Attraction, ok? Tanto era una domanda successiva per cui ce la sgombriamo. Ok, allora, in Real Estate Attraction c'è tutto il mio materiale cartaceo, per cui... Abbiamo un webinar pronto, vabbè, la Bibbia dell'Open House, poi abbiamo tipo il pacchetto informativo che utilizzo io per l'acquisizione, poi c'è una serie di articoli pronti per i giornali locali, importantissimi, c'è una rivista, il modulo della prequalifica, un'altra newsletter importantissima, poi c'è la nuova listing presentation, poi abbiamo dei volantini, poi abbiamo una serie di cose, per cui tantissimo materiale, per darvi un'idea, adesso lo interrompo un secondo... Ok, per darvi un'idea, questo è quello che contiene, perché c'è una rivista dove spiego esattamente come mandarla, come inviarla, in che modo è importante a chi cliente, chi non cliente mandarlo. Questo è un'altra cosa interessante, il tema del libro, quando farlo, come farlo, eccetera. Il materiale cartaceo, ragazzi, è fondamentale, ok? Per cui l'unica cosa, vedo un po' di materiale cartaceo in giro, ecco, la cosa che non dovete fare è mostrarvi, farvi percepire cheap. Cioè, quella roba non potete farla in cantina, va fatta con un certo criterio. Io, quando ho detto uscite sui giornali, ho fatto in realtà un bordello. Perché in realtà la gente è uscite sui giornali, no, dovevo specificare non alla custom, ok? Per cui abbiamo fatto dei relazionali di un certo tipo, con un'impostazione
stile intervista, che vi posizioni nel mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui mi rendo conto che lì sono stato poco specifico quando l'ho detto libero, però all'interno del mio percorso, per cui anche Real Estate Traction, avete gli esempi di tutti. Ragazzi, non andate a copiare, ma prendete un forte spunto. Dopodiché è molto importante, infatti sui primi moduli io picchio su questa roba, ragazzi, a manetta, per un semplice motivo. Voi dovete avere una identità, ok? Che è diversa dalla mia. Per cui tutti i primi moduli di Real Estate Attraction, adesso ve lo faccio vedere, vertono tutti, ragazzi, su questa roba qui, fatemi vedere. Il nuovo modello, il grande cambiamento, come posizionarti, crea la tua storia, gli errori da evitare, atteggiamento, aspetta atteggiamento, mi ritiro per deliberare, l'importanza del tempo d'attesa, come farsi candidare i venditori, eccetera, tutta questa roba qui. Però, come vedete, prima di dirvi che cosa dovete fare, io vi devo dare la cassetta d'attrezzi, ragazzi, per farvi capire come arrivare a quel punto, ok? Perché se no arrivate lì, voi fate copia e incolla e non va bene questa roba qui, ve lo dico, non va bene, ragazzi. Serve un posizionamento che vi posizioni agli occhi comunque delle persone che vi guardano e cominciano a conoscervi in un certo modo, ok? Parlavo oggi, avevo una masterclass di agenti, a un certo livello, ragazzi, le persone hanno già una predeterminazione, se voi siete forti in quello che vi ho detto, nel darvi un incarico, e se c'è una predeterminazione molto forte, non c'è più il problema del prezzo, dell'incarico, però bisogna in qualche maniera arrivare a casa del cliente che lui vi conosca già. Si può fare, perché l'ho fatto io, e potete farlo anche voi. Altra domanda, non so cosa dire nei video, mi dai qualche consiglio? Allora, è un po' la domanda di prima, ragazzi. La prima cosa, ricordatevi che dovete avere un posizionamento, qualcosa che vi differenzi in un vero modo, ok? Avendo un metodo, avendo un pensiero e comunicando in una certa maniera, ok? Dopodiché dovete ricordarvi nei video due cose importanti. Le persone sono attratte da due cose. Le persone perché vi danno un incarico? Per una di queste due cose. Il primo, perché gli risolvete un problema che per loro è invalidante, o in seconda battuta, che voi gli fate raggiungere un obiettivo che loro sentono a livello proprio viscerale, ok? Per cui ci sono i modi, in maniera scientifica, per andare a fare delle ricerche. Il mio, perché ho messo il bonus su YouTube Expert all'interno di Real Estate Production e l'ho aggiornato? Perché a un certo punto, ragazzi, ci vengono fuori degli strumenti, dei tools, che vi danno la possibilità di capire cosa stanno cercando le persone nel vostro settore. E su quello voi dovete andare a fare dei video, su problemi che cercano, su obiettivi che vogliono andare a raggiungere. Importantissimo. Ma non, voi pensate di saperlo. In realtà, fidatevi, ragazzi, io dopo 21 anni davo per scontato delle cose su dei video da fare che pensavo che erano delle bombe e si sono rivelate invece video brutti, cioè non brutti, non attrattivi. Invece su altri, che non ci davo una cicca, era ho fatto bonus, ho fatto bingo. Tra altre cose, dei video, dei contenuti che a un certo punto mi hanno fatto notare da gente che aveva dei canali molto grossi, che mi hanno invitato come ospite e mi hanno reso, insomma, abbastanza conosciuto. Ok? Per cui è molto importante, ragazzi, ricordarvi queste due cose. Questa cosa, le persone vengono attratte da una persona che è molto decisa, è molto convinta e passa al concetto che può risolvergli un problema invalidante o può fargli raggiungere un obiettivo importante che lui ha. Che sente. Le persone si mettono in moto non sulla logica, ma sulle emozioni. Se voi siete molto bravi nel comunicare le cose giuste, negli strumenti giusti, con i tempi giusti, sia a livello online che offline, ragazzi, vi dico che non è facile, ve lo dico, non è facile, ma è molto semplice nel momento in cui seguite il piano. È molto semplice. Ok? Allora, per quest'altra domanda invece che è arrivata adesso, quale strategia usi per lavorare con i venditori privati? Grazie. Allora, in realtà, Jack, ottima domanda. In realtà c'è un problema. Il problema è il seguente. È che in realtà i venditori privati con uno stock degli immobili in vendita molto basso sono molto avvantaggiati perché mettono i loro immobili in pubblicità e anche da soli trovano tante persone. Non è la fonte migliore. Io le metto in un funnel dove le vado ad educare con dei video, è tutto automatizzato, lo spiego in Real Estate Attraction, eccetera,
per fare in modo che quando saranno pronti, se mai lo saranno, perché non hanno venduto, si ricordino di me. Però è un processo molto, molto più lungo rispetto a quello che pensi. Ok? Però da lì ci arrivano dei clienti che alzano la mano loro e quando andiamo lì, magari ci avevano mandato a scagare 5 mesi fa e adesso hanno bisogno di noi. Questo diventerà molto buono, ragazzi, perché quando torneremo settembre, ottobre, novembre, vedrete che aumenterà lo stock degli immobili in vendita, perché ci saranno dei problemi e li vedete, insomma, quotidianamente. Ok? Ora, ci sono delle altre domande? Ragazzi, volevo rispondere perché dopo devo anche andare via. E come fai a tenere focus e motivazione? Allora, se avete voglia, vi dico esattamente come faccio io questo esercizio per me. Serve carta e penna. Ascoltatemi bene. E non è una stupidata. Fatelo. Se volete veramente, in qualche maniera, focalizzarvi veramente su quello che volete ottenere. È una serie di domande che io faccio e sono più o meno queste. E quanto, mi dico, Simone, quanto vorresti fatturare da qui ai prossimi 5 anni? Quanto, Simone, vorresti fatturare da qui ai prossimi 5 anni? E lo scrivo. Qual è il netto che tu vorresti incassare pagando le tasse? Per cui qual è il netto che tu vorresti incassare da qui ai prossimi 5 anni al netto delle tasse? Ve lo scrivete, ragazzi. Tanto è una cosa vostra. Raggiunto questo, come sarà la tua vita quando raggiungerai quel livello? Come sarà la tua vita quando raggiungerai quel livello? Io mi immagino proprio come dovrebbero essere le mie giornate, cosa faccio, i viaggi che ho in programma, dove voglio andare e anche cosa pensano i clienti. Come sarà cambiata la tua vita a 5 anni ottenendo i risultati che ti sei scritto prima? Come sarà cambiato la qualità del tuo tempo libero? Come ti vedi tra 5 anni nel tuo tempo libero e come sarà cambiata? Quali errori non devono più accadere per fare in modo che questo diventi realtà? Quali sono quegli errori che non devono più accadere per fare in modo che questo diventi realtà? Una delle cose per me è stato: non voglio più dimenticarmi di avere rispetto del mio tempo. Questo per me era uno dei requisiti. Per cui, quali errori? Non accadrà mai più che non ho più rispetto del mio tempo. Perché, ragazzi, se volete farvi rispettare da qualcun altro, in primis dovete rispettarvi voi stessi. Questa è una grande regola che ho imparato. Per realizzare tutto quello che hai immaginato, di quali risorse hai bisogno? Per riuscire a realizzare tutto quello che hai immaginato, di quale risorse hai bisogno? Nel mio caso mi sono scritto che iniziative di marketing dovevo fare, che mentori, che formatore dovevo cercare, che programmi formativi mi servivano per riuscire a colpire quell'obiettivo. E me lo sono scritto. L'ultima domanda è: dove le puoi apprendere queste cose qui? Quali sono quelle persone che ti possono dare modo di apprendere quelle cose lì? Se i miei obiettivi da qui a 5 anni voglio che siano quelli. Queste sono le domande che io mi faccio tutte le volte che io mi faccio un programma a 5 anni. Ok? Tu sempre le solite queste domande. Le scrivo nero su bianco e poi dopo prendo una decisione. Perché la qualità, ragazzi, della decisione che prendete è quello che determinerà il vostro futuro. C'è un sacco di gente, ragazzi, che rimarrà dov'è semplicemente perché non prende una decisione. Ora, che possa essere io, che possa essere qualcun altro, cercate un qualcuno dove voi potete apprendere quelle informazioni che sono propedeutiche per riuscire a ottenere quel risultato che avete in mente. Ok? Perché la grande differenza sta nel non avere le informazioni. Tra una gente da 50.000 o da 500 sono solo le informazioni in più che lui ha, non c'è tanto altro, sempre due braccia, due gambe, ragazzi. Ok? Se queste informazioni reputi che possono intervenire attraverso
questo mio percorso nuovo che si chiama Real Estate Attraction. Adesso ti dico anche una piccola novità, anzi una grande novità per me. E questo è un percorso definitivo che si autoaggiorna, per cui chi lo compra avrà accesso, come hanno, vi ho spiegato prima, c'è un aggiornamento, perché io continuo a provare, ragazzi. Appena vedo che va giù qualcosa, io aggiungo qualcos'altro. Studio, sono in continuo studio, è una paranoia salutare, però. Per cui avrete sempre il percorso aggiornato con nuove cose che funzionano. Ok? Per cui, entrando una volta, in realtà tu hai comprato un percorso di marketing infinito per tutta la vita. Ok? È un percorso dove tu, in alcuni casi, lo vedrai, adesso magari ti scrivo la landing, hai la possibilità di rimanere in contatto con noi, con dei professionisti che fanno anche parte del lavoro per te, ok? Per cui io ti do tutti gli strumenti pronti che ho utilizzato io, la cassetta degli attrezzi intera, su cui insieme possiamo andare a lavorare. Questo serve, ragazzi, per andare a costruire la vostra unicità nella vostra città, qualcosa che vi renda conosciuti. Se fosse a livello italiano, ragazzi, non è semplice. Ma in una città, ragazzi, è una questione di metodo e di cose da fare. Le informazioni che tu non hai in questo momento. Questo è un percorso completo, ci sono un sacco di top producer, l'hanno già comprato tante persone, ci sono dei testimonial incredibili, gente che ha fatto veramente dei numeri importanti. Domani chiude, ma la novità che vi voglio dare, per tutte le persone che decidono di andare avanti per questa cosa qui, è che oltre tutto quello che vedete, il bonus su YouTube, LinkedIn, sul posizionamento, tutto il mio materiale cartaceo pronto ad essere utilizzato, ai primi 30 ragazzi che decidono di entrare in questo percorso, regaleremo un biglietto molto importante, che è un biglietto di questa cosa qui, che vi do in anteprima. Ve la faccio vedere subito. Ok. Ok, vediamo se la riusciamo a prendere. Ed è questa qui, ragazzi. Allora, ci sarà un wake up call a inizio, luogo ancora da definire, a inizio del 2023, per cui sarà un evento live per 300 persone. I biglietti non sono ancora in vendita. La priorità la daremo ai nostri studenti che decidono di acquistare questo percorso, per cui compreso nel prezzo che voi vedete, che adesso vi metto nella landing, adesso scusate veramente, così avete tutti, se no ricordatevi sempre di chiamare il vostro numero verde 800-800-801-477, comunque vi ho messo la pagina, vi metto anche il numero. Ai primi 30 regalerò il biglietto del backup con l'immobiliare, saremo due giorni. Ci vedremo fisicamente, per cui ci sarò io tutto il giorno sul palco, parliamo di cose interessanti, di cose nuove che sto studiando, che sto apprendendo, eccetera, 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 e ci sarà un modo anche di conoscerci meglio, vederci e tante altre cose. Per cui, ragazzi, ricapitolando, Real Estate Attraction, questo nuovo percorso, aggiornato con tutto quello di cui vi ho parlato in passato, trovate tutto nella landing page, vedete cosa è contenuto, i costi, i vari programmi, eccetera. Per i primi 30 ci sarà la possibilità di avere un ticket omaggio regalato per il prossimo wake up call che ci sarà a inizio del 2023. Per cui spero di avervi dato delle informazioni. C'è qualche altra domanda, ma devo chiudere. Siamo 229 persone, per cui penso che sia arrivato anche il momento di andare alle nostre cose. E ricordatevi che l'offerta scade domani, Real Estate Attraction viene chiuso. Perché viene chiuso? Questa è un'altra domanda che vedo adesso. Perché nel momento in cui io lo chiudo, voglio dare un vantaggio a tutti quelli che l'hanno comprato, ragazzi. Per cui dare 6-8 mesi di agio per poter, nella propria città, mettere a punto ste robe, senza che ogni giorno arrivi uno nuovo che mette in pista quella roba. Per cui io chiudo i corsi, ragazzi, perché mi sembra corretto, nel momento in cui uno lo compra, di avere un vantaggio su tutti gli altri 6-8 mesi. Tra 6-8 mesi ne riparliamo. Però per questi 6-8 mesi, la garanzia è che non ci saranno un nuovo lancio di Real Estate Attraction. Questo è tutto quello che volevo dirvi. Chiamate il numero verde 800-801-477 per accedere a questa promo. Ragazzi, io do 30 biglietti, dopodiché gli altri li venderemo e dopo, insomma, fine la trasmissione. Ok? Spero che queste Q&A vi sia stato utile. Per me è sempre un piacere. Vi saluto a tutti. 227 Real Estate Attraction diventa autorevole nella tua città. Ciao ragazzi, statemi bene e un abbraccio.